Saluto a tutti i benvenuti. Volevo partire diversamente con il discorso, però mi rimangono più alle parole del consigliere Iodice, perché laddove richiama il sindaco a pensare all'interpretazione lecita della norma, vuol dire che oggi siamo in persone di città, vuol dire che oggi siamo in una condizione in cui il sindaco non poteva nominare i dirigenti e quindi tecnicamente caro sindaco stai perpetrando soldi di questa città. A fronte di queste norme ci sono dei costi che sostiene ovviamente il comune di Crotone, quindi mentre loro giustamente da parte della maggioranza si fanno sentito, io ti invito come opposizione e spero che gli altri possano essere veramente gli organi di competenza da parte del segretario di evocare immediatamente i dirigenti, anche perché caro sindaco è pur vero che l'amministrazione è stata, come dicevo, con qualche tuo assessore ieri sono messo su YouTube, no? Ci sono poi gli interventi che si facevano nelle precedenti amministrazioni e c'era qualcuno che si alzava continuamente nei confronti dell'amministrazione federale dicendo che c'erano dirigenti che non avevano le competenze, gli illegitimi e quant'altro. Oggi invece mi sembra, con l'atto di indirizzo approvato dalla Giunta, che si dimentichi quello che si fa 6-7 mesi prima, insomma. È chiaro questo, quindi, che la posizione che assume il consigliere del Breve, credo che debba assumere chiunque abbia buon senso, di chiedere immediatamente la revoca di questi dirigenti, anche perché il sindaco è l'unico che ha i requisiti, si chiama Pezzullo, è il dirigente dei vigili urbani, gli altri non hanno i requisiti per fare i dirigenti, quindi mi sembra veramente che oltre che uno sperpero del denaro pubblico abbiamo anche le nomine di persone che non possono rivestire questi ruoli. Argomento questo affrontato già dall'amministrazione federale, e quindi se la nuova amministrazione deve essere un'amministrazione che fa nell'ottica del cambiamento, non mi sembra che ciò sia stato posto in essere. Ma quello che io vorrei realmente conoscere, come si può avere un'amministrazione che in giunta dice una cosa e poi in consiglio dice un'altra? Io vi faccio l'ultimo consiglio comunale, quindi parlavo dei dirigenti, quando c'è stata una fuga dall'aula da parte della maggioranza perché si paventava, ma non c'era nulla agli atti, una proposta di un atto di indirizzo che chiedeva un'assunzione di responsabilità da parte dei consiglieri della maggioranza. In quel caso ricordo bene, sindaco Calcio, avete detto che è l'uomo solo al comando, perché in momenti di necessità in realtà è stato abbandonato. E ancora oggi io credo che tu sia una persona in grado di scegliere la legalità dall'illegalità, quindi di non ascoltare né i partiti né chi dipende o chi dispone delle condizioni che siano illegittime e di procedere immediatamente a ristabilire la legalità in questo comune. Vedi, la nomina di un dirigente, perché non ce ne vogliono due, un dirigente, che il 18% sono i comuni virtuosi e non siamo stati virtuosi, e questo è una colpa del centrodestra, ma bisogna mettere le colpe, perché chiaramente da lì che si può partire dalla decisione tedesca. Tu puoi farne uno solo di dirigente dello sindaco. Quindi io non riesco a capire la tua tranquillità nel procedere ancora ad avere questi dirigenti senza proprio